C'è Favilli in area di rigore, destro potente il suo. Una grande parata quella di Sven Ulreich. Merizan Ciabani che trova di testa Gabrini, dentro per Sandro Wagner, posizione regolare in area, Wagner col sinistro, murato bene da De Sciglio, arriva Ribéry sulla corsa, Ribéry finta e controfinta, può andare destro a giro, Perin molto bene, in allungo, salva la Juve dallo 0-1. Sciglio con le mani per Favilli che la uncina col sinistro, l'apre bene col destro, Cancelo può andare da Alexandro in area di rigore, Alexandro può mettere al centro, calcia non trovando la porta. Poi Stanisic indietro male, Ulreich fa papera, Marchisio porta vuota, metà centro, Favilli! 1-0 Juve! Favilli a porta vuota sull'assist di Marchisio, fa 1-0, Ulreich ha sbagliato, ma tutta la difesa del Bayern lo ha molto aiutato a sbagliare. Sale Stanisic, che non si guarda più indietro. Cerca in avanti il taglio da parte di Zilla, poi deviazione di Sandro Wagner, corre per arrivare sul pallone Sciabani che non ci arriva. Allora lancio di Alexandro per la corsa di Favilli, posizione regolare, attenzione, Favilli è tutto solo in area di rigore davanti a Ulreich. Favilli! Favilli fa doppietta! 2-0 per la Juve in 7 minuti! Mette la firma su questa partita. Attenzione, torniamo in diretta perché c'è in area di rigore Fried, va Young! A porta vuota a sbagliare un gol praticamente fatto dopo la grande uscita di Perin. Ancora Coman si accentra, cerca il destro, tanta potenza, nessuna precisione. Vince la Juve, vince 2-0, molto buona la prima per la squadra di Allegri con un ragazzo, Andrea Favilli, maglia 42, eroe del match con la doppietta nel primo tempo.